What's up a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima reaction. Ebbene ragazzi, quest'oggi andremo a guardare insieme questo trailer che è stato pubblicato una decina di giorni fa e che riguarda Dragon Ball Sparking Zero. Ebbene, di che si tratta effettivamente? Probabilmente ragazzi, il gioco di Dragon Ball che tutti i fan di Dragon Ball e dei vari giochi di Dragon Ball stavano probabilmente aspettando da anni. Perché? Perché a quanto pare questo sarebbe un valido successore della serie Budokai Tenkaichi. Ebbene ragazzi, sicuramente nei miei lunghi anni su YouTube non è mai venuta a galla la passione che comunque io ho avuto, ovviamente come penso parecchi di voi ragazzi, per Dragon Ball, perché quando siamo stati piccoli tutti quanti in un modo o nell'altro abbiamo seguito questo adorabile manga anime. Principalmente non l'abbiamo guardato ragazzi in TV, quando si rientrava a scuola solitamente le prime cose ad aspettarci erano appunto le serie anime in TV, e Dragon Ball era fra queste. Quindi Dragon Ball ha fatto parte della mia infanzia, anche parte della mia adolescenza, è comunque un anime, una serie che ho sempre seguito con molta passione, che mi è sempre davvero molto piaciuta, passione che ovviamente ragazzi col passare degli anni si è andata un pochettino spegnendo, ma comunque è una serie, che sia anime, manga, di videogiochi, qualunque cosa sia, che io ho sempre molto apprezzato. E perché dicevo che i vari fan dei giochi di Dragon Ball stavano particolarmente aspettando un gioco simile? Perché nella lunga storia dei giochi dedicati alla serie di Dragon Ball, perché ragazzi direi veramente che è una lunga storia, perché io ricordo che c'erano dei giochi già su PS1 di Dragon Ball, quindi parliamo veramente di tantissimi anni, parliamo veramente di tantissimi giochi che sono stati dedicati a questa serie, ma io credo che particolarmente ragazzi resti viva nei nostri ricordi la serie Budokai Tenkaichi. Io ho tutti e tre i giochi Budokai Tenkaichi per PS2, ovviamente non me ne sono fatta scappare uno, e ragazzi la ricordo davvero con immensa gioia. Ho passato ore e ore e ore a giocare ai Budokai Tenkaichi, particolarmente ricordo di aver apprezzato con molto amore Budokai Tenkaichi 2, credo che sia il mio preferito della serie, e quindi credo che come me la maggior parte dei videogiocatori che hanno amato i giochi di Dragon Ball ami particolarmente la serie di Budokai Tenkaichi. E quindi essendo passati così tanti anni tutti quanti noi abbiamo sempre sognato di riavere fra le mani un gioco che fosse come quelli. Nel frattempo ovviamente sono usciti altri giochi dedicati a Dragon Ball, giochi che però non hanno mai risvegliato quell'amore incredibile che ci ha lasciato Budokai Tenkaichi, però a quanto pare questo Sparking Zero sarà appunto ragazzi l'erede proprio della serie di Budokai Tenkaichi. Quindi io sono comunque molto curiosa di guardare questo trailer, perché ricordo solamente che quando fecero vedere un trailer di annuncio ragazzi ci fu un'esplosione incredibile di entusiasmo da parte dei videogiocatori, e quindi visto che questo trailer è stato pubblicato veramente da pochissimo tempo sono comunque curiosa di guardarlo assieme a voi, per cui guardiamoci questi 2 minuti e 40 insieme. Il video è sottotitolato in Ita e vediamo un pochettino che cosa ci propongono. PEGI 12. Eccolo, eccolo! Oddio! Oh, ci sono anche quelli più recenti ovviamente. Filmati e gameplay reali ragazzi. Adoro ragazzi. Pure il maestro Muten. Sa, o sobi no jikan da ze.
Oddio ragazzi, è bellissimo. Mi siete arsi? Veramente uguale lo stile. È Budokai Tenkaichi. Adoro. ここから出せ。ハグ。殺す。速やかに排除する。俺の標的になって無事でいられるわけがあるまい。お前に勝ち目はない。 とんでもないやつを目覚めさせてくれたものだ。 E ci tengono ovviamente a specificare serie Budokai Tenkaichi, ragazzi. E quindi, oddio, aspettate, questa sorta di alveare dedicato ai personaggi. Fermi. Mannaggia la miseria. Vabbè, si vedeva anche all'inizio, ragazzi, la fanno vedere. E quindi suppongo che saranno tutti personaggi disponibili. Adoro ragazzi. Allora, ci hanno fatto vedere quello che ovviamente sarà lo stile del gioco. Vabbè, questo si era visto già in precedenza, ma ci tengono sempre a specificare, per esempio, tipo qua il ritorno di Budokai Tenkaichi. Perché ragazzi lo sottolineano così tanto? Proprio per quello che vi dicevo a inizio video, perché tutti i videogiocatori che hanno amato videogiochi di Dragon Ball hanno particolarmente amato e si portano tuttora nel cuore proprio la serie di Budokai Tenkaichi, che forse è stata davvero, ragazzi, la miglior serie di videogiochi di Dragon Ball mai fatta. Era veramente, ragazzi, qualcosa di bellissimo. E quindi vedere che si sono finalmente decisi a riprendere quello stile di gioco con forse determinate meccaniche e aggiungendo sicuramente anche roba nuova, cioè ragazzi, noi non possiamo che fare un mega inchino e dire grazie, finalmente forse è arrivato davvero il momento di poter giocare su Next Gen un capolavoro che sia come Budokai Tenkaichi. Cioè ragazzi, wow. Veramente non so che dire, sono particolarmente colpita. Cioè, rivedere questo stile di gioco e ricordarmi davvero tutte le ore che ho passato su Budokai Tenkaichi mi fa salire, ragazzi, una nostalgia veramente immensa, ma allo stesso tempo una gioia altrettanto immensa, perché se avremo la possibilità di giocare un Budokai Tenkaichi al giorno d'oggi con comunque le console che abbiamo a disposizione, i computer che abbiamo a disposizione, ragazzi, è veramente qualcosa di grandioso. Quindi io non posso che approvare a gran voce tutto ciò. Mi è piaciuto quello che ho visto, perché ha risvegliato in me vecchie emozioni, quindi significa che sicuramente, ragazzi, la cosa funziona. E io sono molto curiosa di sapere voi che cosa ne avete pensato. Mi raccomando, ragazzi, lasciatemi i vostri pareri qua sotto in commento. Questa reaction termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Abdosh a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!